Ma davvero? I panini imburrati di sotto e di sopra? Allora ci vengo alla festa tua! No, te l'ho detto, non posso, parto questa sera. Ci trullo! E dove vai? In un posto meraviglioso. Come si chiama? È un segreto. Lo voglio sapere. No, ma tu devi tornare a casa dalla signora Fata, altrimenti dai le botte con la bacchetta. E tanto io della bacchetta della Fata non ho mica paura. Senti, te la vuoi prendere una rivincita con la signora Fata? Io te lo dico come si chiama questo paese, ma tu non lo devi dire a nessuno. Promesso. Si chiama Paese dei Parocchi. E che paese è? Non c'è paese più salubre per noi ragazzi. Lì non ci sono scuole, non ci sono maestri né libri. In quel maledetto paese non si studia mai. E le settimane sono fatte di 6 sabati e di una domenica. Figurati che le vacanze incominciano il 1 gennaio e finiscono il 31 dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili. E come si passano le giornate? Divertendosi e baloccandosi dalla mattina alla sera. Poi la sera si va a dormire e il giorno dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare? È una vita che farei volentieri anch'io. No, ma tu devi tornare dalla Fata, altrimenti lei morirà di dolore. Non è vero che morirà di dolore. Allora, vuoi partire con me? Non lo so. E dai, aspetta un paio di minuti, aspetta che arriva il carro. Almeno vedi com'è. È inutile che tu mi tenti. Oramai ho promesso di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare la parola. Dunque, addio. Ah, salutami tanto le scuole se le incontri per strada. Occhio al giudizio e attento che fa male. Ma sei proprio sicuro che in questo paese tutte le settimane durano 6 sabati e una domenica? Sicurissimo. Fra quanto partirete? Fra 10 minuti. Peccato, se la partenza mancava un minuto solo sarei quasi capace di aspettare e vedervi, per curiosità. Povero Pinocchio, se la fatta ti sgrida. E allora la lascerò gridare, e quando avrà gridato per bene si chiederà. Bravo, così mi piaci. Shhh! È arrivato il carro. Allora vieni a stare un po' di tempo al paese dei Balocchi con me. Ma domani c'è la mia festa. E quei panini imburrati di sotto e di sopra. E poi ho promesso di studiare tutti i giorni. Senti, Pinocchio, lo vuoi un consiglio? Non rimandare a domani quello che potresti fare oggi. Rimandalo a dopodomani! Così avrai 2 giorni liberi invece di uno.